Al centro della sala frutti di mare e ricci accompagnati dal pane di Oltamiura. E l'accoglienza riservata e ai circa 350 partecipanti alla cena di sostegno alla Lega alla presenza del ministro dell'interno, e coach c'era al centro della sala frutti di mare e ricci accompagnati dal pane di Oltamiura. L'accoglienza riservata e ai circa 350 partecipanti alla cena di sostegno alla Lega alla presenza del ministro dell'interno Matteo Salvini. Nella sala allestita all'interno dell'hotel Palis Avari il tovagliato dialogo elegante e minimal. A curare i dettagli dell'organizzazione e l'ex deputato ora al vertice di Indimit Nucio Altiri. Mentre a fer da cerimoniera se la parlamentare varese Anna Rita Tateo. Il costo è di 80 euro a persona, metà per la cena, metà per l'autofinanziamento. Qualcuno arriva con la bandiera della Lega con tanto di asta, altri indossano una sciarpa del Carrocchio. Si affacciano in tanti tra simpatizzanti e iscritti al partito e la varice vota Lega e c'è pronta a sostenere il candidato sindaco alle primarie di centrodestra Fabio Romitou. La strada dell'albergo è chiusa al traffico e presidiata dalla polizia per sicurezza. O l'ingresso lejos te s'accolgono i partecipanti, spuntano il nome sulla lista e fanno accomodare. Tra gli imprenditori si fanno Vadir Mimo di Paola, ex manager di aeroporti di Puglia e sia candidato sindaco di centrodestra alle comunali del 2014, e Lorenzo Ranieri, titolare di un noto albergo cittadino. Tanti i politici, oltre al segretario regionale del partito di Salvini, Andrea Caroppo, sia ahí son tutti i vertici locali della Lega da Enrico Balducci a Pino Manaco, il consigliere comunale Michele Picaro. In sala anche il sindaco di Andria Nicola Giorgino. E ovviamente il consigliere comunale e candidato Fabio Romito. Si intravedono Giuliana Cartanese, nominata a setembrar consigliera di amministrazione dell'Angas, moglie del retore varese Antonio Uriccio. Fresco di nomina Olambur, c'era invece presente alla visita del vicepremiero l'interno del bene confiscato di Japigia, e l'ex dirigente del Camium di Bari Francesco Ficarella. Presente anche il responsabile dell'attività di comunicazione dell'Università di Bari, Mario Calaana. Il menù è una saaccio di sapori pugliesi, crudal di baccala con patate e pomo d'ouri secchi, burrata e insalatone. Cavatelli senato ur capelli con salsa e ai frutti di mare, crema di feib secche e finocchietto selvatico, peste spada scotato in crosta di mandorle con cicoria scotata e crema o l'aranzio. A fine cena tutti hanno fatto a gara a fer selfie con il ministro. Mousse di ricotta composta di frutti di bosco e biscotto sbriciolato.